bentornato. Oggi è sabato 26 marzo 2022. Ti auguro una buona giornata. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Ariete. Cari Ariete, la giornata di oggi partirà con qualche dubbio in amore. Per quanto riguarda il lavoro, iniziate a sentire un po' di stanchezza, cercate di fare le cose con calma e serenità. Sarai in grado di afferrare al volo le occasioni che ti si presenteranno in questa giornata. In ambito lavorativo, sarai indipendente e riuscirai a controllare gli istinti. In ambito affettivo, sarai un po' inquieto per il suo atteggiamento un po' scostante. Sarete al centro di alcune confidenze, perché gli altri vedono in voi un porto sicuro dove ormeggiare i propri pensieri e preoccupazioni. Il fascino andrà incrementandosi e potrete contare su un periodo sereno in amore. Un lavoro eseguito bene costituisce sempre un'ottima pubblicità, soprattutto per le vostre capacità. Ha ottime opportunità nel lavoro, che non dovrete lasciarvi sfuggire di mano, potrebbero aggiungersi simpatici momenti in compagnia di amici, viaggi, e una bella vacanza. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 6, finanze, 7, benessere, 7. Toro. Cari Toro, la giornata sarà soddisfacente dal punto di vista dei sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, alcuni progetti partiranno a rallentatore, dovrete recuperare il tempo perso il più rapidamente possibile. In questa giornata, porterai a termine i compiti che ti verranno assegnati nel lavoro anche se ciò potrebbe farti rimandare un impegno che avevi preso da tempo. In ambito affettivo, se sarai maggiormente diplomatico ed accondiscendente potrai vivere meglio il tuo rapporto. Il fatto che sia una persona affascinante ad invitarvi, non vuol dire che dobbiate andare per forza. Per una volta fate in modo di non dover essere voi a soddisfare i capricci degli altri. Non spegnete una parte di voi stessi quando andate a lavoro o a scuola, siate voi stessi sempre. Lo stress dal lavoro vi sta logorando, qualche esercizio quotidiano potrebbe aiutarvi a mantenere l'equilibrio psicofisico. Anche lo yoga, la meditazione o il tai chi potrebbero essere utili. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 9, finanze, 7, benessere, 7. Gemelli. Cari Gemelli, in amore in questi giorni siete forti e con la luna favorevole lo sarete ancora di più. Avanti così, con fiducia e coraggio. Per quanto riguarda il lavoro, sono in arrivo delle belle novità, tenetevi pronte ad agire. A fare le vostre mosse. In questa fase avrai una grande energia psicofisica e tutto ti sembrerà semplice e dalla tua portata. In ambito lavorativo, sarai sommerso di impegni ma riuscirai a risolverli tutti. In ambito affettivo, dovrai fare attenzione a non imporre il tuo volere. Siete davvero fortunati ad essere circondati da tante persone che vi vogliono bene in modo così limpido e generoso. In questa giornata sarete pieni di energia e di voglia di fare, quindi potreste approfittarne per proporre ai vostri amici o al vostro partner una piccola gita o qualcosa di divertente da fare insieme. Novità in campo professionale per le nate nella seconda decade. Non si tratta di lavorare il doppio per ottenere qualcosa, si tratta di appassionarsi per vedere subito i frutti del proprio interesse. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 6, finanze, 8, benessere, 6. Cancro. Cari Cancro, la luna opposta oggi alla prudenza in amore e nei sentimenti in generale. Per quanto riguarda il lavoro, ben vengano le novità ma attenzione a gestirle in modo adeguato. Dovrai rimanere in equilibrio ed essere determinato per migliorare e rendere il più positiva possibile la tua giornata. Se vivi una relazione di coppia, troverai le giuste soluzioni per rinnovare il tuo rapporto. Se invece sei single, studia l'atteggiamento di qualcuna a te molto vicina. Le vostre abilità sono molto più sviluppate in questo periodo e questo vi infonde sicurezza su diversi campi. La vostra mente sarà attiva e funzionale, riuscirete ad essere lucidi ed efficaci. Sapete essere di conforto agli altri e questo vi fa onore, considerando che vi capita anche di dover riparare ad errori non commessi da voi. Questa giornata potrete dedicarla completamente all'amore, se ne avete uno. Pagellina del giorno.
sentimenti, 6, attività, 7, finanze, 6, benessere, 6. Leone. Cari Leone, se avete qualcosa da dire al partner agite nelle prossime ore ma a contatto e calma. Parola d'ordine, serenità. Per quanto riguarda il lavoro, siete in una fase di recupero ma dovete rivedere i conti o qualcosa che non è andato nel verso giusto. Avvertirai una grande esigenza di confronto, soprattutto in ambito professionale, qualcosa non ti soddisfa e vorrai manifestarlo. In ambito affettivo, sarai più pignolo del solito e vorrai fare di testa tua. Un consiglio, danne motivazione. In questa giornata avrete una prospettiva più completa della vostra situazione sentimentale, che in questi giorni vi ha provocato alcuni dubbi ed alcune incertezze. Aprite la vostra mente e cercate di perdonare, la prossima volta sicuramente sarete perdonati anche voi. Anche se ritenete che il lavoro di gruppo sia inutile e dispersivo, per la giornata di oggi vi conviene fare un'eccezione. Pensate di più al vostro benessere e alla vostra salute, cercando di non sprecare le vostre energie su questioni di scarsa rilevanza. Vergine. Cari Vergine, se il partner non vi dà retta, presto potreste andare su tutte le furie. Cercate di mantenere la calma. Tenete a bada il nervosismo anche se non sarà facile. Per quanto riguarda il lavoro, c'è una certa insofferenza, il periodo appena trascorso è stato stancante. Forse troppo stancante. Sarai poliedrico e vedrai tutte le sfaccettature di ogni argomento, ed agirai con destrezza. In ambito lavorativo, sarai sommerso dagli impegni. In ambito affettivo, criticherai un comportamento della partner. Un consiglio. Analizza anche te. Siate più organizzate nel lavoro. Impegnatevi di più sul lavoro. Se avete fatto strage di cuori ultimamente, è venuto il giorno della resa dei conti. Non mancheranno i problemi in campo sentimentale. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 7. Finanze, 6. Benessere, 7. Bilancia. Cari Bilancia. In amore oggi le cose andranno meglio, soprattutto per le coppie di lunga data. Per quanto riguarda il lavoro, è possibile che si registrino delle polemiche con capi e referenti. Cercate di restare calmi. In questa giornata gli astri ti consigliano di chiarire un malinteso con un collega e di essere più accondiscendente. In ambito affettivo, dovrai agire con astuzia se vuoi concederti una divertente serata con gli amici. Un consiglio. Mischia il vero con il falso. Qualche lieve tensione in amore non vi impensierirà più di tanto e godrete della compagnia degli amici. Cercate di evitare sempre le persone che non sono sulla vostra stessa lunghezza d'onda e non soccombete alle pretese di qualcuno. Se fate un lavoro tipo il medico o il vigile del fuoco, preparatevi a non dormire e a non mangiare oggi. Cercate di trattenervi dal fare troppi complimenti ai vostri colleghi o al vostro capo. Anche se pensate davvero ciò che vorreste dire. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6 attività, 7, finanze, 6, benessere, 6. Scorpione. Cari Scorpione, in amore i prossimi due giorni saranno molto interessanti, siate ricettivi e pronti ad agire. Per quanto riguarda il lavoro, a breve sarà possibile siglare un accordo importante. Storico. In questa giornata, avvertirai la necessità di riprenderti dallo stress accumulato e deciderai di risparmiarti in ambito lavorativo. In ambito affettivo dovrai dare il meglio di te stesso per calmare le furie della tua partner. Un consiglio, fai attenzione ai messaggi che ricevi. Abbiate la decenza di riconoscere che siete gelosi e che vi fa male vedere un vostro amico interessarsi ad una persona che non stimate. Avrete da ridire su molti atteggiamenti, sia di amici, che di parenti, che del partner. Limitate gli impegni di lavoro a quelli strettamente necessari, e, magari, regalatevi qualche giorno di vacanza. Purtroppo quando si lavora, alcuni compiti sono più difficili di altri, oggi è toccato a voi il fardello più pesante, ma presto tutto tornerà alla normalità. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 9, finanze, 7. Benessere, 8. Sagittario. Cari Sagittario,
In amore la vitalità è in crescita, sfruttatela per fare una sorpresa al partner. Per quanto riguarda il lavoro, oggi saranno possibili soluzioni, date spazio ai nuovi progetti, alle nuove idee. Molte cose in ambito economico iniziano a procedere per il verso giusto e questo ti aggrada parecchio e ti rende più amabile nei confronti di chi ti circonda nel lavoro. In ambito affettivo, evita di imporre le tue amicizie che non sono ben viste dalla partner. Oggi dovrete regalare la vostra energia e il vostro tempo, non i vostri soldi. Ricordatevi che la moda non è tutto nella vita, a meno che non siate uno stilista, e che quindi non potete pensare sempre e solo a questo aspetto della vita. Non siate puntigliose o ipercritiche con il partner. Non è tanto importante in questa giornata quale sia la causa di un vostro litigio con una persona a cui tenete particolarmente, l'importante è che riusciate alla fine a farvi capire e a esprimere quali siano i vostri reali sentimenti nei confronti di questa. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 9, finanze, 8, benessere, 8. Capricorno. Cari Capricorno, previste per oggi belle emozioni per il cuore grazie al buon aspetto della luna. Per quanto riguarda il lavoro, avete una buona energia e siete bravi ad indirizzarla in progetti costruttivi. Dovrai fare appello alla tua forza di volontà per non cedere alla tentazione di fare il primo passo. In ambito lavorativo, insisterai su qualcosa che secondo te merita di essere affrontato. In ambito affettivo, non farti incantare da una partner troppo mielosa. Con gli amici le cose sembreranno riprendere la direzione giusta, dopo qualche incomprensione che vi aveva lasciato l'amaro in bocca. In ripresa visibile la seconda decade, con una disponibilità sentimentale meno timorosa. Parteciperete attivamente a quanto avviene intorno a voi e vi sentirete in forma smagliante. Potrebbe sembrare strano, ma a volte il lavoro vi aiuta talmente tanto a crescere, che dovreste lavorare sempre più e non fermarvi mai, per acquisire tanta più esperienza e voglia di fare. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 7, finanze, 6, benessere, 6. Acquario. Cari Acquario, in amore la luna nel segno vi farà apparire agli occhi del partner più chiaro e determinato del solito. Per quanto riguarda il lavoro, se dovete prendere una decisione importante non indugiate. Coraggio. Buttatevi con fiducia nel futuro. Avrai voglia di fare delle lunghe passeggiate e di distenderti. In ambito lavorativo, i vari impegni non ti concederanno pausa ma ti lascerai andare alle fantasie che ti aiuteranno. In ambito affettivo, potrai ricevere un invito inatteso da una persona che ti affascina. Splendide novità in campo sentimentale per le nate alla fine del segno. Situazione eccellente in amore per le nate alla fine del segno. Una visita oppure un lavoro pesante verrà meglio affrontato se avrete qualcuno che vi possa affiancare, anche senza partecipare troppo attivamente. Sarete lucide e affascinanti come non mai, capaci di imporre le vostre idee e proposte di lavoro nel modo più vantaggioso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 7, finanze, 9, benessere, 8. Pesci. Cari pesci, se ultimamente ci sono stati dei problemi in amore, ora sarà possibile recuperare il terreno perso. Per quanto riguarda il lavoro, avete delle intuizioni vincenti ma cercate di tenervi lontani dalle complicazioni. Evitate i problemi inutili. In questa giornata avrai voglia di scherzare con tutte le persone che ti circondano. In ambito lavorativo, criticherai ironicamente i difetti dei colleghi. In ambito affettivo, stuzzicherai la partner sui suoi difetti. Un consiglio, non prendertela se saltano fuori i tuoi. Ci sono buone notizie per voi sul fronte del lavoro, ma non solo. Nel lavoro si presenteranno splendide occasioni, che saprete cogliere al volo grazie a idee chiare e precise. In amore, invece, sarete al top del fascino e della capacità di seduzione, nessuna preda potrà sfuggirvi. Risulterà più semplice oggi affrontare alcuni discorsi, soprattutto quelli che riguardano il passato e che concernono i sentimenti. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 8, finanze, 8, benessere, 10.
Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.